Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio chi è presente, saluto i colleghi presenti, in particolare l'onorevole Marantelli del Partito Democratico, che qui è un amico, lui è anche un tifoso come me, per tanti versi. Ringrazio Grillo con la sua associazione che ha lanciato questa idea, Angelo Taguile che è venuto a propormela, perché dico subito che all'inizio mi sembrava una cosa alquanto bizzarra. E confermo, non ai limiti dell'utopia, utopica. Devo dire che più sono passati i giorni, più ci ragionavo sopra, e più mi sono convinto che sia una questione che noi poniamo oggi con questa proposta di legge, anche in termini di provocazione intellettuale, per suscitare sicuramente un dibattito, non siamo lontani da un problema reale, da una soluzione reale. Vi dico questo perché io, insieme al collega Caparini, che è là in fondo, tanti anni fa, più di 10 anni fa, facciamo una proposta di legge sugli stadi in proprietà, sugli steward all'interno degli stadi e con fuori la polizia, e tanti ci presero in giro, anzi qualcuno, qualche rappresentante del governo in aula ci prese letteralmente in giro, deridendo la nostra proposta. Poi la proposta è stata fatta proprio da tanti altri e diciamo che per quanto riguarda alcune questioni, tipo gli steward, è realtà, per altre la legge sugli stadi finalmente ha visto la luce dopo tanti anni e potrebbe in qualche modo concretizzarsi. Questo per dirvi che anche le proposte utopiche o che appaiono tali all'inizio, poi con il tempo si sedimentano e trovano, diciamo così, sbocco pratico. Qual è la riflessione che io ho fatto da tifoso e da commercialista per dire che in fondo questa proposta sottoscritta da 42 colleghi e mi auguro da molti altri perché ovviamente l'abbiamo messa in circolazione, ha un suo fondamento. Secondo voi il valore di una società di calcio in Italia da cosa è rappresentata? Io ho sempre pensato che fosse rappresentato dal valore economico dei calciatori sotto contratto, secondo i parametri, le regole che ci sono, durata del contratto, quando poi fanno i giri, naturalmente sappiamo, tra società per realizzare plusvalenze e quant'altro. Invece il valore patrimoniale delle società non è rappresentato dai calciatori, ma dai tifosi, che consapevolmente o inconsapevolmente sono il valore di quella società. I contratti che fa Sky e il riconoscimento rispetto a questa quest'altra società rispetta il bacino potenziale di utenza dei tifosi. Quindi questi signori qui, noi stessi, siamo inconsapevolmente di fatto il valore, l'assets di patrimonio delle rispettive società. Con questo non voglio dire che i proprietari delle squadre di calcio, coloro che hanno investito, non sia giusto che abbiano un ruolo. Sto dicendo semplicemente che il sistema attuale italiano è totalmente sbilanciato rispetto a esperienze come quelle che sono state citate, il sistema spagnolo, il sistema tedesco su cui mi sono un po' documentato perché mi ha particolarmente affascinato questa dizione degli Eingetragener Verein, cioè una sorta di cooperative, associazione dei tifosi che per legge dal 98, prima erano totalmente proprietari delle squadre, dal 98 devono avere il 50% più uno delle società. E se qualcuno, qualche società, e attualmente questa è la realtà di tutte le società di calcio tedesco che conosciamo, tranne due, vi cito il Bayer Leverkusen e il Wolfsburg, dove con il consenso però dell'associazione dei tifosi è stata ceduta la partecipazione di controllo ai gruppi industriali, voi sapete perfettamente a cui sto parlando, la Bayer e la Volkswagen, che sono gli sponsor storici delle due società, e che sostanzialmente rappresentano chi va a Leverkusen o Fortmund sa perfettamente che tutti lavorano o alla Volkswagen o alla Bayer, e quindi la società di calcio è la società della città e quindi anche della società. Quindi noi qua cosa andiamo a dire? Proposta provocatoria, tetto massimo al 30%, poi si potrà arrivare al 49%, si potrà decidere di fare giusto il modello tedesco, giusto il modello spagnolo, però non esiste che i tifosi non abbiano qualche voce di rappresentanza. Noi qui immaginiamo quello che è una sorta di assemblea degli obbligazionisti, tanto per rifarci in qualche modo al codice civile, cioè la possibilità che gli abbonati, cioè coloro che in qualche modo sono i tifosi più fidelizzati, possano
possono eleggere una loro assemblea, il cui rappresentante, naturalmente senza diritto di voto, ma possa partecipare agli organi societari delle società e in qualche modo rendere trasparente quelle che talvolta appaiono misteriose operazioni. Qui sono stati richiamati, diciamo così, i trasferimenti e i movimenti di calciatori rispetto a alcune realtà territoriali opache. E quindi io capisco che tanti oggi, non dico storcano il naso, ma gli sembra una proposta, ribadisco, bizzarra e fantasiosa, ma l'esigenza è secondo me imperativa, cioè riuscire a riportare in qualche modo questo che è il valore vero delle società di calcio nel meccanismo del ciclo decisionale, quantomeno in quello di controllo rispetto a quello che sta avvenendo. E per questo motivo sarà questione, non dico di giorni, di settimane o di mesi, ma piano piano questo principio io sono sicuro che si affermerà, perché è la realtà. La Juventus, il Milan o l'Inter, certo, potranno fare qualche anno in più o in meno di successo sportivo, ma il valore, il patrimonio del monte tifosi che hanno è quello che dà il valore alla società. È innegabile questo, basta andare a chiedere a chiunque si occupa di diritti televisivi o quant'altro. Io però non lo voglio fare molto lunga, perché poi se c'è qualche domanda noi siamo qui ovviamente a provare a rispondere. Poi la relazione che è stata citata credo che spieghi bene, la proposta è molto semplice e è la vostra attenzione. E speriamo davvero che da qui possa nascere un dibattito e soprattutto aspettiamo anche tanti che ci contestino su questo o quell'altro aspetto della proposta, perché questa può essere sicuramente migliorata, per carità. L'unica cosa che non può avvenire è che si alzi le spalle e dice che così si va avanti perché così va bene, anche perché rispetto all'epoca dei, come li chiamavano, non lo so, i ricchi puntini puntini di un tempo, poi siamo passati alle società di capitali, poi quelle quotate in borsa, lasciamo perdere che cosa è successo poi di quelli che, dei risparmiatori che hanno investito o in che modo, in che trasparenza sono state fatte queste operazioni, però noi crediamo che qualcosa in qualche modo si debba cambiare e il tifoso, che è parte integrante di questo mondo, coinvolto.